Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Gopijana Vallabha Girivara Dhari Jai. Jai Gopijana Vallabha Girivara Dhari Jai. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda. Yamuna Tira Vanachariyam. Yamuna Tira Vanachariyam. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari Jai. Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dhari Jai. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda. Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Shri Shri Radha Madhava Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora continuiamo lo studio dello Srimad Bhagavatam e leggiamo dal canto settimo, capitolo quindicesimo, intitolato Istruzioni per gli esseri umani civili, il verso numeri, in versi numero 32 e 33, e insieme leggiamo il 32. Pranapano sannirundhyat. Pranapano sannirudhyat. Purakambakare chakai. Purakambakare chakai.
Yavanmanasya jetkaman. Yavanmanasya jetkaman. Svanisagra nirikshanam. Svanasagra nirikshanam. Pranapano sanirudhya. Pura kumbhakare chaka. Yavamanasya jetkama. Svana sangra nurikshana. Verso numero 33, Yato Yato Nirishadsi Manukama Kutam Bumat Tatam Tatastata Uparitya Ridarudya Chanair Buddha. Traduzione parola per parola. Prana, l'ispirazione. Apanu, l'espirazione. Sannirudyat, dovrebbe fermare. Pura kamba kare chakai, aspirando, espirando e trattenendo il respiro. Fasi chiamate tecnicamente paraka, kumbhaka e rechaka. Puraka, kumbhaka e rechaka. Yavat, per quanto. Mana, la mente. Tyajet, dovrebbe lasciare. Kaman, tutti i desideri materiali. Sva, proprio. Nasahagra, la punta del naso. Nirikshana, guardando. Yata yata, da ogni luogo e da ogni cosa. Nirishati, stacca. Mana, mente. Kamam hatam, sconfitto dai desideri di lussuria. Brahmat, vaga. Tata tata, qua e là. Aparitya, dopo averla riportata indietro. Ridi, nel profondo del cuore. Rundyat, dovrebbe fermare la mente. Sanai, gradualmente, con la pratica. Buddha, uno yogi esperto. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mentre fissa ininterrottamente la punta del proprio naso, uno yogi esperto pratica gli esercizi di respirazione mediante la tecnica conosciuta come foraka, samnaka e rechaka, il controllo dell'ispirazione e dell'espirazione e poi le ferma entrambe. In questo modo lo yogi controlla la mente,
e la distacca dagli attaccamenti materiali, abbandonando ogni desiderio della mente. Non appena la mente, vinta dai desideri materiali, è trascinata verso sentimenti di gratificazione dei sensi, lo yogi dovrebbe riportarla immediatamente indietro e fissarla nel più profondo del cuore. Spiegazione. Con la pratica dello yoga, la pratica dello yoga è brevemente spiegata qui. Quando questa pratica raggiunge la perfezione, lo yogi vede nel proprio cuore l'anima suprema, Dio, la persona sovrana, nel suo aspetto di Paramatma. Nella Bhagavad Gita 6.47 il Signore Supremo afferma: Yoginam api sarvesham mad gatenda talantanti shuddha iva shuddha vamba jateye man same yuktanano nara. Di tutti gli yogi, colui che con grande fede dimora sempre in me e mi adora, servendomi con un amore trascendentale, è il più intimamente legato a me ed è il più grande di tutti. Un devoto può immediatamente diventare un perfetto yogi perché la sua pratica consiste nel mantenere costantemente Krishna nel più profondo del suo cuore. Questo è un altro modo di praticare facilmente lo yoga. Il Signore afferma: Mamma nama bhakto magna jivan namaskuru. Pensa sempre a me e diventa mio devoto. Offrimi i tuoi omaggi e adorami. Chi pratica il servizio devozionale mantenendo sempre Krishna nel più profondo del cuore, Mammana, diventa immediatamente uno yogi di primo ordine. Inoltre, tenere Krishna nella mente non è un compito difficile per il devoto. Per un devoto comune, situato nella concezione della vita basata sul corpo, la pratica dello yoga può essere di aiuto. Ma chi si dedica immediatamente al servizio devozionale può subito diventare un perfetto yogi senza difficoltà. Om Gyana Timiram Dasya Gyanam Janasa Rakaya Chaksurumi Tam Gyanata Svai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Gyana Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpata Rubescha Kripa Sindhu Bevacha Patita Rampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhaktavrinda Re Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Allora, in questi versi si parla nello specifico dello yoga. In questo capitolo, appunto intitolato Istruzioni per gli esseri umani civili, si danno diverse informazioni e istruzioni su come ci si dovrebbe evolvere per diventare appunto delle persone civili, considerate gli esseri umani che hanno pieno utilizzo del proprio corpo e della propria mente. E qui in particolare si stanno descrivendo coloro che attraverso lo yoga cercano di avvicinare la perfezione spirituale. In questo passaggio vediamo proprio un'indicazione molto pratica, come uno deve tenere lo sguardo, quindi fissare lo sguardo sul naso, sulla punta del naso, gli occhi socchiusi, no? E questo è un consiglio molto pratico, bisogna fare così la meditazione. Anche quando noi recitiamo il mantra ci sono delle istruzioni, uno non dovrebbe tenere gli occhi spalancati, guardarsi in giro, guardare di qua e guardare di là, ma al limite può soffermare il suo sguardo su un'immagine di Krishna, su qualcosa, ma dovrebbe rimanere in concentrazione. E anche quando uno sceglie di camminare recitando il mantra, non dovrebbe camminare guardandosi a destra e a sinistra e cercando semmai lo sguardo di chi è pronto a scambiare due parole, ma dovrebbe mantenere di nuovo uno sguardo. Le istruzioni vengono date per il canto del mantra, dovrebbe essere rivolto più verso il basso, no? E con gli occhi, voglio dire, un pochettino socchiusi, no? Quindi uno deve concentrarsi, deve rivolgersi all'interno di se stesso quando recita il mantra. E idem quando fa lo yoga, perché poi vediamo come viene indicato che deve imparare a controllare l'espirazione e a controllare l'inspirazione. C'è anche un motivo tecnico, fisico, per cui uno deve, è importante controllare l'espirazione. Sapete, la nostra fame d'aria è determinata dalla quantità di anidride carbonica che abbiamo all'interno del nostro corpo. Quindi quando uno ha troppa anidride carbonica, la prima sensazione è quella di avere fame di aria. Infatti gli atleti imparano a
respirare in un modo diverso. Parlano anche loro, non solo gli yoghi, parlano di respirazione diaframmatica, perché genera meno, voglio dire, volume di ossigeno, e quindi poi di conseguenza anche un volume inferiore di anidride carbonica. Quindi lo yogi addirittura sublima questa tecnica e espira profondamente e inspira piano. Quindi queste sono le prime tecniche che vengono insegnate, per poi andare avanti nel corso del tempo. Addirittura il verso dice, uno addirittura arriva a fermarla la respirazione. Ci sono dei casi che sono stati documentati di yogi che erano veramente stati addirittura sepolti vivi, e questi dopo un tot sono stati tirati fuori ed erano ancora vivi, quindi imparavano a ottimizzare al meglio, no, la respirazione. Quindi questa tecnica ha tutto un suo scopo preciso, dovrebbe essere quella appunto che ci porta a fare che cosa? A minimizzare le esigenze esterne per poi concentrare la mente su che cosa? Sul supremo. E questo è poi lo scopo. E come dice anche questo verso, lo scopo dello yoga è quello di cercare il Paramatma, l'anima suprema all'interno del proprio cuore. Quindi uno dovrebbe vederlo con questo tipo di finalità. O perlomeno questo è l'avvicinamento in modo puro alla via dello yoga. Persone che lavorano su se stessi per poter risolvere tutta una serie di conflitti interiori e anche di conflitti relazionali con gli altri, questo famoso niyama e niyama, per poi arrivare a che cosa? Attraverso delle tecniche a controllare la respirazione, minimizzare le esigenze del corpo, della mente, eccetera, per poterlo concentrare su che cosa? Sulla ricerca del Paramatma. Questo è lo scopo principale. Che questa sia una pratica diffusa, diciamolo subito, no. Perché io arrivo ora dall'India, dove ho avuto modo di parlare con delle persone, con dei ragazzi, ma anche delle persone anziane, che lamentavano come anche in India si stia perdendo il senso di tutto questo. Cioè c'è sempre meno gente che riesce a cogliere l'essenza, no? E qui vediamo veramente il valore straordinario di quello che Prabhupada ha fatto. Perché lui non è venuto in Occidente per portare un pezzo di India, o è venuto in Occidente per portare un'indianizzazione, no? La cultura dell'India, perché lì si potrebbe discutere per dei giorni su questo, di quanto sia effettivamente legato alla cultura vedica tradizionale, quanto sia stato interpretato e quanto invece sia stato influenzato il tutto semmai dalle dominazioni o da altro, eccetera eccetera. Ma Prabhupada è venuto a portare proprio questa essenza della spiritualità. Perché noi facciamo tutto questo? Perché noi facciamo lo yoga? Perché noi seguiamo un percorso religioso? Perché? Ci sono tutta una serie di benefici intermedi attraverso queste pratiche. Una delle prime cose che ad esempio noi impariamo e anche diciamo alla gente quando uno inizia praticare il canto, la recitazione del canto, la recitazione del mantra Hare Krishna, è che la mente si pacifica. Questo lo diciamo subito. Senza delle tecniche particolari, nel momento in cui noi diamo un pochettino più di spazio all'anima che è presente all'interno del nostro corpo, le esigenze cambiano. E uno prova una sensazione di felicità e di benessere che non aveva provato in nessun altro modo. Questo ancora recentemente parlavo con dei ragazzi che sono avvicinati alla coscienza di Krishna, in particolare sono avvicinati al Kirtan, e questi mi hanno detto, ma io non avevo mai provato niente di simile prima. Questi loro avevano avuto tutte le esperienze, mi raccontavano le esperienze di vita che avevano avuto, alcune anche abbastanza forti, mi dicevano, ma così non è mai successo. Io quella sensazione di totale appagamento e di felicità che ho nel canto e nella recitazione del vostro mantra, mi diceva, questo è unico, e questo è un effetto chiaro, no? Diciamo, puoi pacificare la mente, canta Hare Krishna. Ma in realtà poi questo fa parte di un processo che ci porta gradualmente a liberarci da tutta una conseguenza del nostro costrutto psichico che abbiamo strutturato nel corso degli anni. E Prabhupada dà delle indicazioni, non Prabhupada, ma tutti i maestri hanno delle indicazioni ben precise, soprattutto quando uno è all'inizio del percorso spirituale. Dice, devi seguire l'adorazione delle divinità, devi seguire la Pancharatra Vidhi, no?
questo processo attraverso il quale impari ad avvicinarti, impari a servire la divinità, che può essere fatto dall'altare, ma anche tutto, ad esempio, quello che succede all'interno di un tempio è Pancharatra Vidhi, in qualche modo, tutto connesso per poter facilitare l'adorazione, per poter facilitare il servizio a Krishna. No? E l'altro modo che è importantissimo quando uno si avvicina è il Bhagavata Vidhi. Bhagavata Vidhi significa ascoltare, leggere il Bhagavatam, ascoltare le informazioni, ascoltare, voglio dire, filosofia spirituale, leggere, letteratura, studiarla, ascoltarla. Sono due processi fondamentali, perché questi cosa fanno? Aiutano a rimuovere tutti quegli stadi di queste croste materiali che ci avvolgono. Quindi sono proprio questo, parte di questo processo che è validissimo per tutti, ma soprattutto per le persone che stanno iniziando. E parte questo fondante sia del Pancharatra Vidhi che del Bhagavata Vidhi, cos'è? Il mantra. La recitazione del mantra, la recitazione del mantra del Krishna. Quindi vediamo come questo, Prabhupada dice, questo è, accelera tutto il processo. Se uno dovrebbe seguire, o perlomeno un modo autorizzato, è quello di passare attraverso tutto questo percorso dello yoga, ma proprio ad un certo punto nella spiegazione, in queste e in altre, dice, ma poi c'è un metodo che può essere più veloce. È un po' come dire, io devo andare al 10° piano, posso prendere le scale, salirle tutte quante, va benissimo, oppure posso prendere l'ascensore. Faccio prima, il luogo dove devo arrivare è sempre lo stesso. Ma lo scopo, qui bisogna stare attenti a non farle diventare delle scorciatoie o dei tentativi di scorciatoia, perché il processo deve essere seguito sempre. Quindi non è che se uno prende l'ascensore salta dei passaggi intermedi. L'ascensore, se vogliamo seguire questa metafora, velocizza il percorso. Lo yogi cosa fa? Impara a controllare se stesso, impara a controllare il corpo, impara a controllare la mente, per fare che cosa? Per fissarla, per concentrarla sul Paramatma, sull'anima suprema. Il Bhakti Yogi cosa fa? Impara progressivamente a dedicare ogni sua azione a Krishna ed avere Krishna come oggetto unico dei suoi pensieri. Mamma Nabhava Magvarto, pensa sempre a me o agisci per me. Quindi si arriva sempre a questo punto. E Prabhupada ce lo spiega molto chiaramente e ci ha dato, voglio dire, anche la possibilità di poter andare a praticare tutti questi passaggi per poter arrivare a salire di livello, a salire da questo livello iniziale in cui abbiamo bisogno di tanti supporti per poter far sì che la nostra comprensione spirituale migliori, fino ad arrivare a livelli più alti in cui noi naturalmente, spontaneamente, pensiamo sempre a Krishna e dedichiamo ogni nostra azione a Lui. E allora lì diventa poi fondamentale comprendere, come ci insegna Rupa Goswami, diventa fondamentale poi comprendere che cosa noi possiamo mettere al servizio di Krishna, che cosa è utile per servire Krishna e che cosa non è utile. Quindi questo processo diventa poi estremamente attivo. Cioè, stabilito con forza all'interno del nostro cuore cos'è che noi vogliamo e chi vogliamo servire, a quel punto poi diventa poi importante utilizzare tutto quello che è intorno a noi per poter raggiungere al meglio questo scopo. Dicevo prima che mi è capitato in questi giorni di parlare con più di una persona che lamentavano come anche in India ci sia una difficoltà oggigiorno a trovare questo tipo di impostazione nelle persone. E per quello che, ad esempio, tutto l'approccio religioso, soprattutto nei ragazzi giovani, si sta un pochettino perdendo. In sostanza è un po' quello che avviene qua, no? Un po' quello che avviene in tutto il mondo, non è che avvenga, ma anche in un paese molto religioso, il paese più religioso al mondo che è l'India, anche lì si incominciano a sperimentare delle difficoltà. Mi ricordo in particolare una mattina ero in un tempio con una persona che mi ci aveva accompagnato a fare un giro, tra parentesi sono stato a Chennai, un tempio di cui non conoscevo l'esistenza, mi sono trovato, diciamo così, per caso, poi noi sappiamo che il caso non esiste, comunque sono andato a dormire
per poche ore in una guest house in attesa di prendere l'aereo il giorno dopo, e ho scoperto che lì, dove ero andato a dormire, intorno c'erano diversi templi. E in particolare ce n'era uno, sempre il tempio gestito da devoti, da Vaishnava, dove c'era una murti di Hanuman, dove c'è una murti di Hanuman alta 11 metri. È una cosa incredibile, credetemi, una murti di Hanuman, immaginate 11 metri, più il piedistallo, arriva a 13 in totale. È una cosa impressionante, gigantesca, tu ti senti veramente una formichina di fronte a questa. E mi ricordo, siamo andati la mattina e c'erano tutte persone, tutti adulti, quindi tutti oltre i 50, 60 anni o giù di lì. E io dicevo, ma dove sei? E poi c'era un ragazzino che era lì col nonno, evidentemente il nonno se l'era portato. E questa persona che avevo conosciuto, ma lui mi diceva, sai, è difficoltoso perché i ragazzi vengono un po' quasi per tradizione, un po' quasi perché sono un po' spinti dalla famiglia, ma tutto questo trasporto per la vita spirituale incomincia ad avere delle difficoltà, soprattutto nelle grandi città. Quindi vediamo come questa mancanza sostanzialmente di realizzazioni spirituali sposti il percorso religioso che noi stiamo facendo su un qualcosa di diverso. Diventa una tradizione, diventa una cultura, diventa una cultura del luogo, diventa un qualcosa di diverso. Perché questo? Perché stanno mancando le realizzazioni spirituali profonde. E queste avvengono esclusivamente se c'è una chiara legame, una chiara connessione con Krishna. Quindi vedete, quando Prabhupada dice mamma nama babà, offrimi le tue azioni, offrimi le tue cose, impara questo. Questo è il motivo per cui noi mettiamo insieme dei templi, facciamo tutto questo sforzo enorme di acquisire e mantenere un tempio come questo, come Villa Vrindavana. Perché? Perché la gente possa imparare ad amare Dio. Questo è lo scopo fondamentale. Non è semplicemente una vetrina di un'altra tradizione religiosa. Perché qui ce n'è già una importante, c'è il cattolicesimo, c'è il cristianesimo, perché andarne a mettere qualcuno? Ma per quelli che vanno in India, a loro gli piace. Non è quello il punto, non è quello il punto. Qualcosa di completamente diverso. Si vuole far sì che la bhakti emerga all'interno del cuore delle persone. Prabhupada dice alla fine della spiegazione, quando Krishna entra nel cuore, se lo porterà profondamente nel cuore. Allora, quando ci sono le sfide materiali, se uno ha questa maturità, prende rifugio in Krishna. Se invece non ha questa maturità, si fa travolgere tutto quello che sta intorno. Quindi è importante avere questo tipo di comprensione. È per tanti, non è per tanti, purtroppo. Tanti possono muoversi a livelli diversi, ma alla fine, voglio dire, che le persone veramente determinate nella vita spirituale non sono così tante. Anche quando facciamo il giro delle varie tradizioni religiose scopriremo che non sono tantissimi queste persone, perché poi il processo della bhakti diventa poi impegnativo, perché bisogna prendere e mettere l'ego da parte. E qui viene fuori questo servizio straordinario che Prabhupada ha fatto all'umanità. Prabhupada non è uno dei tanti che hanno portato una l'India, la filosofia dell'India nel mondo. Perché ce ne sono stati prima di lui, ce ne sono tuttora, ce ne saranno ancora altri che fanno questo tentativo. Troviamo anche della gente che sa parlare molto bene, che sono molto colti, eccetera. Ma Prabhupada ha fatto qualcosa di completamente diverso. Lui ha preso proprio l'essenza di tutto e l'ha resa disponibile alle persone. E questo noi non ce lo dobbiamo dimenticare. E Prabhupada chiedeva a tutti noi di poter servire questa sua missione, che è la missione di Chaitanya Mahaprabhu, rimanendo all'interno di questo movimento, rimanendo fedeli a questo movimento. Perché diceva, le sfide possono arrivarne tantissime, però la prova concreta, la prova che tu hai capito, che tu sei sincero, è una prova di fedeltà. Noi assistiamo, a volte sento anche in giro, vengono equiparate, no? Voglio dire, Prabhupada, gli insegnamenti, quello che ha lasciato, i suoi voleri, viene fatto tutto un grande calderone, viene messo un po' tutto insieme, ma non è così. Prabhupada non voleva lanciare la sua idea di indianità, la sua idea di spiritualità dell'India. Lui sta andando proprio a prendere l'essenza di tutto questo.
E noi dobbiamo connetterci fortemente con lui, per quello che Bhagavata Sevaya, e noi il Bhagavata Sevaya lo facciamo principalmente attraverso Prabhupada. È vero che ci sono dei maestri in cui noi prendiamo rifugio, che oggigiorno sono presenti, ma tutti quanti si riconducono a Prabhupada. Tant'è vero che noi, questa lezione del Bhagavatam, o le lezioni che noi stiamo facendo, non sono delle cose opzionali. Uno può dire, ma quello non mi piace, come dice le cose, non funziona così. Oppure la persona che sta tenendo la lezione non è così elevata come lo sono io, allora non la vado a sentire. Non funziona così. I devoti avanzati non fanno in questo modo. Quello lo fanno persone così, che pensano di aver capito tutto, ma poi in realtà bisogna vedere cosa realmente hanno capito. Perché io vedo, quando vado nei meeting, eccetera, vedo devoti che hanno guru, che hanno migliaia di discepoli, no? Eppure zitti zitti, seduti lì, ad ascoltare semmai la lezione di un loro allievo, di un loro discepolo. E ho visto più di una volta, dice, ma guarda, ho imparato delle cose da lui, no? Come dice, ma ho imparato delle cose, tu sei il guru? No, dice, guarda, quello è bravo, è più bravo. Proprio questo apprezzamento, questo riconoscimento per quello che viene fatto, ma soprattutto questa volontà di sedersi, di ascoltare, perché quando noi diamo una lezione, ascoltiamo una lezione, ci può essere sicuramente le persone più o meno brave, ma dobbiamo sempre ricordarci che in qualche modo, poco o tanto, c'è sempre Vyasadeva dietro che sta influenzando parole, pensieri, eccetera. Quindi deve essere profondamente rispettoso. Prabhupada diceva bisogna partecipare, bisogna esserci, soprattutto quando uno è all'inizio. Quindi Pancharatra vidi e Bhagavat vidi. Sono due cose che non si possono scappare. E poi uno dice, vabbè, poi quando andiamo avanti nel tempo io vado oltre queste cose qui. No. Certo, puoi avere altre cose da fare, puoi avere la tua formazione può essere maggiormente strutturata, quindi puoi, diciamo, per motivi di servizio evitare di ascoltare le lezioni, ma non funziona così, oppure lavori, hai poco tempo. Ecco perché, ad esempio, anche qua stiamo pensando a Villa Vrindavana di creare delle mini lezioni, no? Ad esempio, non troppo lunghe, semmai di un quarto d'ora, 20 minuti, fatte proprio per chi deve andare a lavorare, che non ha tempo, semmai ha quel quarto d'ora di tragitto per poter arrivare, o mezz'ora per arrivare sul posto di lavoro, e semmai non ha voglia di mettersi ad avviare una lezione troppo lunga, perché poi dopo perde il senso, perde il filo. Quindi argomenti molto brevi, concentrati, oppure alcuni devoti stanno facendo con dei maestri importanti, stanno facendo degli estratti, ma anche di Prabhupada, fanno degli estratti di lezione di un quarto d'ora. Dice, ma io non ho tempo. Ok, va bene, la mattina un quarto d'ora ce l'avrai, mentre fai colazione, mentre vai a lavorare. Perché questo processo è fondamentale. Non è un consiglio che viene dato, ma Pancharatra Vidi e Bhagavata Vidi sono i due pilastri della vita spirituale delle persone. Quindi uno non può far finta di nulla, dire no, ma io le so già quelle cose lì. Non funziona così. Il Prabhupada ha detto a tutti di continuare ad ascoltarlo. E come dicevo, vedo devoti che hanno discepoli, che sono molto famosi nel mondo, che se non ci sono veramente delle situazioni particolari, non si perdono la lezione. Lo vedete a Mayapur, adesso fra un po' incominciano tutti i meeting, i festival, eccetera. Vedete tutti in prima fila, tutti guru ad ascoltare persone che semmai devoti, che semmai sulla carta sono molto meno avanzati di loro, però stanno lì ad ascoltarli. E poi c'è questa partecipazione attiva, ad esempio anche quando è ora di fare delle domande, fa domande fatte non per poter affermare un proprio punto di vista, perché a volte assistiamo, io facendo conferenze di qua e di là, a volte abbastanza spesso si assiste a quando arrivano il momento delle domande, c'è sempre il personaggio di turno che prende il microfono e non fa una domanda. Lui vuol far vedere quanto lui sa, quindi fa una sua sorta di lezione in questo, no? E questo non c'entra di nuovo nulla, perché Bhagavad Gita ci insegna che uno deve fare delle domande perché è proprio avanzamento spirituale, ma è anche a beneficio degli altri. Quindi uno quando fa una domanda dice, ma è veramente per capire qualcosa, perché io mi manca
una comprensione di qualcosa. Non è detto che semmai quel devoto o quella devota sia in grado di risponderti immediatamente. Semmai non è lui, però tu la poni senza atteggiamento di sfida o null'altro per cercare di avere una comprensione migliore. Oppure quando vedi che ci sono delle persone di fronte a te che non riescono a cogliere degli aspetti importanti dell'argomento che viene dato, che semmai generano delle domande successive, allora tu le stimoli per far sì che loro possano ragionare ancora meglio, andare un pochettino più in profondità nell'argomento trattato. Questa è l'attitudine che uno deve avere. Tant'è vero che vediamo come tutto il Bhagavatam sia orientato così. Chi è che ha narrato il Bhagavatam? Chi si ricorda? Roger. Chi è che ha narrato il Bhagavatam? Lo Srimad Bhagavatam. Sei sicuro Narada Muni? Sei sicuro che era Narada Muni? Sì, ma chi è che interloquiva col re? Sukadeva Goswami. Quanti anni aveva? Quanti anni aveva Sukadeva Goswami? 16 anni. Chi c'era lì? C'era anche Vyasadeva c'era? Oh. C'era Vyasadeva, C'era Narada Muni. C'erano tutti i grandi saggi, persone che sulla carta erano molto, ma molto, ma molto più saggi, molto più avanzati di lui, perché questo sostanzialmente, come si presentava, era semplicemente un ragazzo di 16 anni. Quegli altri di anni ne avevano molti, molti, ma molti, ma molti di più, avevano una fama, una saggezza, una conoscenza. Ma intanto erano stati in grado di riconoscere chi lui era, subito, Sukadeva. In realtà Sukadeva chi è? È uno molto quotato nel mondo spirituale. Sukadeva, pappagallo di Srimati Radharani. Quindi, voglio dire, uno che sta molto a contatto con Srimati Radha e ripete, come fanno i pappagalli, cose, solo argomenti prontamente spirituali. Ma se di fronte a un approccio egoico, uno potrebbe dire, ma questo sto ragazzino, sì, dirà delle cose, va bene, lasciamoci lui, ma io fammi andare che c'ho altro da fare, no? Cose più importanti. Invece sono stati tutti lì. Sudha Goswami, stato lì, sono stati tutti lì, questi saggi, ad ascoltare. E questa è l'attitudine. E poi quando, non in questo caso, ma quando c'è la volontà di andare ad approfondire un argomento, vengono fatte delle domande per poterlo sviluppare ulteriormente. Questo, ad esempio, un testo che è disponibile in inglese, il Jaiva Dharma di Bhaktivinoda Thakur, dove in realtà lui racconta la storia di Narottam Das Thakur e dei suoi associati, dove questo si vede proprio chiaramente, dove il maestro, che sarebbe poi Narottam Das Thakur, che ha un altro nome, in questo, perché questo romanzo, insomma, usa nomi, racconta storie vere, ma usando nomi fittizi, nomi inventati sul momento. E cosa succede? Quando uno va dal maestro, il maestro racconta delle cose e poi vengono fatte delle domande. E delle domande a volte sono così profonde che uno, almeno a me è capitato, dice ma non ci avevo pensato a questi aspetti. E lui non ci avevo pensato, ma l'altro che faceva le domande sì. E quindi spostava anche l'audience, l'ascoltatore, su di un livello più profondo. Questo è lo stare insieme fra devoti. Quando si dice la Bhagavad Gita, i miei devoti si illuminano uno con l'altro. Quindi non c'è mai la volontà di dimostrare che io sono migliore o tu sei peggiore. Elevare me stesso o diminuire un altro per scopi diversi. Ma c'è sempre questa volontà di portare un punto di vista che arricchisca gli altri. E noi lo vediamo bene, se vi capita di leggere questo testo, leggetelo, perché è molto, molto, molto interessante. Noi vediamo come le domande siano sempre rivolte in quel senso, che siano a beneficio di te stesso che stai ascoltando e beneficio degli altri, per poi lasciarlo, come ha fatto Bhaktivinoda Thakur, scritto in un testo dove ci sono degli approfondimenti filosofici importantissimi. Ma l'attitudine di fondo è questa. Proprio ieri mi ha scritto un devoto, io non sono un grande frequentatore dei social, di Facebook, eccetera, ma lui mi ha chiesto l'amicizia, gliel'ho dato, gli ho detto ah che bello, così possiamo scambiarci delle realizzazioni o d'altro.
E io ho risposto, lo scopo è proprio quello, il dialogo, dialogare, avere questo scambio significa avvicinare una persona con l'attitudine di essere pronto a trasformarsi. Questo è il dialogo, che non ha niente a che vedere col confronto, non ha niente a vedere con lo scontro, non ha niente a vedere con tutte queste cose qua, col dibattito, non ha niente a vedere con tutto questo. Il dialogo è un qualcosa, io protendo le mie orecchie verso quello che tu dici. E tu viceversa protendi le tue orecchie verso quello che io ti dico, essendo pronto a trasformarci. E tra devoti in realtà può solo avvenire un dialogo, perché non c'è questa volontà di imporsi su qualcun altro. E quando uno si accorge di essere ad un livello superiore, cosa fa? Offre la sua competenza agli altri per poter far sì che loro possano andare avanti. Ecco perché ad esempio nel passato noi vediamo che i Vaishnava, quando davano un contributo così importante, neanche si firmavano, scrivevano questi testi e neanche si firmavano. Questo adesso è un problema, se uno non si firmasse sarebbe un grossissimo problema, tant'è vero che i Vaishnava hanno incominciato a firmarsi, ormai da qualche tempo, non solo da qualche decennio, ma ancora in giro trovate delle persone che sono ritrose a questo. Ancora in India ho trovato, dice no, non mi interessa. Io, l'informazione arriva che produco una trasformazione, ma chi l'ha detto non ha importanza. E poi devi fargli capire, guarda che non funziona più così, perché se una citazione, se una frase, se un testo non ha dietro un autore, viene considerato immediatamente un falso, perché non è verificabile. Perché siamo fuori da quel tipo di cultura ormai, in cui non c'era la cultura dell'apparire, ma c'era la cultura dell'essere. Quindi io ti davo un qualcosa di utile, tu lo prendevi e andava bene così. Non era importante capire da chi l'aveva dato, da chi arrivava questa cosa. Questo era il concetto di fondo. E il Vaishnava perché non voleva essere riconosciuto, non voleva avere riconoscimenti? Perché diceva, ma questi non fanno altro che poi aumentare il mio ego. Allora se aumento il mio ego, aspetta un attimo, lasciamo perdere così. Nessuno mi conosce, nessuno lo sa, nessuno mi viene a ringraziare. L'insegnamento è passato e io mi proteggo me stesso da questa... diciamo da questo pericolo di ricerca di prestigio, di fama, di gloria, eccetera, eccetera. Oggigiorno noi possiamo prendere questo insegnamento di fondo e dobbiamo renderci conto invece che viviamo in un'era completamente diversa, in cui è invece importante che le cose vengano dette e siano riscontrabili, la persona sia identificabile. Così la gente ha proprio bisogno di vedere un esempio pratico di quello che viene detto. Quindi cambia un pochettino tutto, in un certo senso è anche più difficile, perché poi se uno ha queste capacità di catalizzare l'attenzione della gente e quindi rischia anche di diventare famoso, conosciuto o d'altro, il rischio dell'aumento dell'ego è notevole. Quindi ci va una doppia cautela in tutto questo. Però tornando al verso di oggi, a questo insegnamento, dobbiamo proprio ricordarci di questo, che tutte queste pratiche che noi stiamo facendo, tutti questi percorsi di avvicinamento ci devono portare a che cosa? A incontrare Krishna. Incontrare Krishna all'interno del proprio cuore e mantenerlo all'interno del proprio cuore. Questo è in sostanza lo scopo di quello che noi facciamo. A noi ci chiedono, a me chiedono, dice vieni, rappresenti l'induismo. E allora dice ok, va bene. Che se non vai a rappresentare l'induismo non ti fanno neanche andare, tu devi andare perché sei... E poi però quando ti fanno parlare uno gli spiega queste cose, dice guarda che induismo, cristianesimo, islamismo, quello che sia, sono cose che in realtà non c'entrano niente, sono dei percorsi, possono essere molto favorevoli, possono aiutare in quella direzione lì, ma lo scopo è un altro, lo scopo è quello di ritrovare Krishna all'interno del proprio cuore. E lì c'è sempre un pochettino di difficoltà, perché significa, quando uno accetta queste cose, significa mettersi profondamente in gioco. Perché poi tu non sei più il tal dei tali, non sei più il rabbino, l'imam, il presidente, il GBC o quello che tu vuoi. Tu sei un servitore di Krishna che ha delle caratteristiche diverse, lui ha le sue, eccetera, eccetera, ma... Quello che conta non è tanto le caratteristiche che hai, come tu le metti al servizio di Krishna. Vedete come si rivoluziona questo concetto, no? Dove persone in giro vengono riconosciute per la posizione che hanno. Ah, quello, allora sì, importante. Ci va sempre un titolo.
titolo davanti, no? Io chi sei? Dottor, professore, ingegnere, questo e quell'altro. Indiani d'America, non gli indiani dell'India, dicevano una frase che era rivolta a questi invasori bianchi, no? Che andavano a conquistare i territori. Loro dicevano lungo coltello, piccolo uomo, perché le giacche blu, questi conquistatori, loro mettevano in cima al fucile mettevano la baionetta, quindi diciamo tenevano a distanza lo scontro con gli indiani, mentre gli indiani loro dicevano quando devi combattere bisogna combattere corpo a corpo, quindi voglio dire non abbiamo dei sotterfugi per poter combattere a distanza. La battaglia dobbiamo farla così. Se tu mi combatti distante, perché tu non sei un piccolo uomo, non hai il coraggio di combattere. E questa frase è stata poi ripresa e viene utilizzata nelle persone che devono mettere tutto un coltello davanti a loro. Chi sei tu? Professore, ingegnere, avvocato, illustre, esimio, bla bla bla, e poi ci mettono il nome, no? Allora questa viene ripresa, viene detto, dice di nuovo, il piccolo uomo che ha bisogno di declinare tutta una serie di sue competenze per far vedere che lui è chi. Ed è curioso, questo è molto interessante, mi è capitato di fare delle conferenze con dei nomi veramente altisonanti, persone che sono famose in tutto il mondo, fare delle conferenze insieme. Generalmente più le persone stanno in alto e più il loro coltello è corto, nel senso che vi dicono semplicemente nome e cognome, dottore, se sono dottori o professori, e che ne so io, e vi danno un campo in cui operano, finito. Quando invece trovate delle persone che non sono così, hanno sempre dei curriculum davanti che sono chilometrici. No. E uno si domanda e dice, ma è necessario che tu mi faccia sapere quanto tu sei bravo per poter semplicemente affrontare un argomento? Se sei qua vuol dire che sei riconosciuto come una persona competente in materia. E questo è quello che i Vaishnava non facevano. Vedete, anche in questo atteggiamento proprio del Jaiva Dharma, vediamo che quando si vengono avvicinati questi devoti più anziani, vengono fatte delle domande, lo stesso devoto anziano cosa fa? Ha sempre un attimo, che non è una falsa umiltà, quello di dire ma perché devo essere io a dare questo tipo di risposte? E gli altri poi lo incoraggiano, anche se lui è molto più, dice guarda, tu sei la persona più esperta, sei la più qualificata, sei quello che ha più conoscenza filosofica, eccetera. Noi ti ascoltiamo. E questo poi non c'entra con la gestione quotidiana della vita. Perché la gestione quotidiana della vita poi ognuno se la sbriga per i fatti suoi. Ma c'è sempre questa attitudine. Non che uno non si senta qualificato, ma non c'ha questa voglia di essere protagonista a tutti i costi. Guardate come cozza questo quando invece il messaggio che oggigiorno traspare nella società, che è completamente diverso. Quello in cui uno deve sempre essere davanti. E oggigiorno siamo anche all'assurdo al contrario, dove le persone mettono davanti tutta una serie di competenze che in realtà poi non hanno, o le hanno in una maniera molto blanda, e ingigantiscono la loro presentazione come se fossero chissà che. L'attitudine Vaishnava è esattamente il contrario. Tu sei una persona profonda, non hai tutta questa volontà di mostrare te stesso, perché non ti interessa sostanzialmente, ma sei umile. Quindi se sei umile significa che quando è necessario che tu lo faccia, lo fai e diventi un leone. Se non è più necessario, non lo fai più. O se addirittura arriva qualcuno più bravo di te, glielo fai fare a lui. Sapete com'è questa differenza di attitudine? Questa la sviluppi solo quando impari ad avere Krishna all'interno del proprio cuore, perché tu sei già soddisfatto dentro di te. Non hai bisogno di altro. Se poi devi agire, lo fai volentieri per Krishna. Jai Srila Prabhupada, chi? Jai. Se avete domande, commenti, riflessioni, microfono. Se no i nostri radioascoltatori e telespettatori non ci sentono. A proposito della punta del naso, no? Diciamo, la punta del naso è solamente un mezzo per fermare la mente, si chiama trataka, no? Però, diciamo, la parte mistica del corpo umano è tra le sopracciglia, c'è la sede del terzo occhio, e soprattutto c'è un mutra molto importante, Sambhavi Mutra, dove passano due canali, Ida e Pingala, quindi è quella parte superiore, proprio tra le sopracciglia, che lo yogi deve meditare.
infatti la grandezza uno yogi si vede proprio se medita su questo punto e realizza questo punto. Un'altra cosa importante, Shakti Devi, che sta nel Kocice, salendo nella Shishumma, deve arrivare qua, non qui, deve arrivare proprio nel terzo occhio, e in questo mutra, si chiama Sambhavi Mutra, proprio arrivando là c'è la fusione con la sua parte maschile e raggiunge il Samadhi. Quindi il punto sul naso è solo un punto tecnico, cioè nel senso che come anche fissare un punto esterno, invece uno deve salire un po' più su perché lì c'è proprio un mutra, Sambhavi Mutra, le due correnti che si incontrano, in cui lo yogi tra la ragione e il sentimento deve armonizzare per raggiungere il Samadhi. Quindi è molto importante questo punto. E a volte, diciamo, nelle traduzioni io vedo nella Bhagavad Gita che mettono la punta del naso, invece proprio io praticando yoga è proprio salire un po' più su, e anche salendo meccanicamente più su gli occhi si apre il terzo occhio, infine è l'occhio della mente che si deve aprire per avere poi questa visione più grande, una visione mistica del mondo, no? A proposito, puoi dire Chaka, Puraka e Kumbhaka sono solo termini, non dicono niente, cioè vuol dire ispirazione, respirazione, fermare il respiro. Invece lo yoga utilizza queste tecniche del respiro e anche della meditazione per trasformarsi e poi per raggiungere il viaggio interiore, raggiungere il Samadhi. E da che cosa si vede la grandezza di uno yogi, non del Bhakti Yogi. Il Bhakti Yogi è un cammino diverso, e tu apri il cuore, puoi raggiungere l'amore per Dio anche senza fare tutte queste cose. Però rimanendo nello yoga, la grandezza di yoga si vede dal respiro. Noi respiriamo 16 volte al minuto e quindi non possiamo mai raggiungere l'anima, perché l'anima sta nella zona del silenzio, nella zona della quiete. Solo quando la mente è ferma e pura puoi contattare l'anima, e quando contatti l'anima non c'è bisogno più di respirare, cioè entri in sintonia con l'anima, il corpo non ha più bisogno più di esigenze, né di mangiare, né di dormire, neanche di respirare. Quindi il fine dello yoga è scendere il livello del respiro. Quando noi andiamo a riposare 10 volte al minuto, la tartaruga 4 volte al minuto, lui è un grande yogi. Infatti noi dobbiamo diventare degli yogi. Quindi per dire, il fatto che nelle altre ere andavano a meditare sotto l'acqua, erano sotterrati, è una tecnica che tu quando raggiungi il Samadhi, non Sarvikalpa, Nirvikalpa, Samadhi ancora più elevato, agganci l'anima e il corpo umano non ha bisogno più di niente. Puoi rimanere senza dormire, senza mangiare, anche senza bisogno di respirare, perché è come se prendi nutrimento dall'anima. Però arrivare all'anima, il Bhakti Yoga, come ha detto te, Prabhupada ci ha dato un mezzo più veloce, se canti il mantra, però con attenzione, con devozione, con amore, puoi veramente accelerare questo processo di purificazione e insomma andare verso Dio. Alla fine anche lo yogi vuole andare verso Dio, allora, quindi non volevo dirti questo, nel senso il respiro molto importante, bisogna quietarlo per entrare dentro, altrimenti il respiro diventa un nemico. Certo, fa parte, che la scimmia 33 volte, grazie. Mai, cioè più le frequenze di respiro sono alte, più la mente è agitata, siccome, certo. Scusa se... no, questo è grazie dell'informazione, della puntualizzazione. Sì, la mente viene calmata anche in tecniche che non sono legate alla yoga, ad esempio il training autogeno eccetera, la prima cosa che viene considerata è proprio quello di andare a rallentare la respirazione. Anche gli atleti, no? Imparano a ottimizzare, voglio dire, le prestazioni atletiche avvengono in misura maggiore nel momento in cui c'è un controllo della respirazione, questo in moltissime discipline. Quindi grazie delle informazioni. Quella, la cosa importante su cui tutti dobbiamo lavorare è dare una direzione a questo percorso, proprio quello che dicevo io prima, è evitare che queste tecniche diventino fine a se stesse, o come ad esempio le cerimonie, i rituali religiosi diventino fine a se stessi, perché poi si perde tutto, la gente perde interesse in ogni cosa. Lo yoga nel mondo sta diventando un'attività ricreativa, che da un certo punto di vista va anche bene, voglio dire, perché dice che okay, è meglio far quello che fare altro, comunque c'hai comunque un indirizzo. Ma noi devoti abbiamo proprio il dovere di andare a infilarci nella misura opportuna
in accordo a tempo, luogo e circostanze, l'informazione corretta, perché tutto questo ha uno scopo. Anche, voglio dire, noi facciamo tutti questi bellissimi cerimoniali che tutti ci riconoscono essere veramente attraenti, gli aghi, i sacrifici, l'adorazione delle divinità, è molto più spettacolare che qualsiasi altra religione. Ma di nuovo, quello non deve diventare fine a se stesso, perché se diventa fine a se stesso, questo è un enorme problema. Tant'è vero che Prabhupada se la prendeva molto di più con gli smarta brahmana, con i brahmana di professione, che non con i materialisti. I materialisti, chi lo sa, a volte sono delle persone che spesso sono innocenti, sono confusi, eccetera, ma quello invece sta utilizzando un qualcosa che può permettere la sua elevazione, l'elevazione degli altri, e sta facendo uno strumento per fare altro. Quindi era molto, il devoto ha proprio questo dovere di andare a far comprendere alle persone come tutte queste tecniche, queste cose qua, hanno una finalità ben precisa. Lo yogi, in sostanza, lui attraverso delle tecniche impara, insomma, è un processo lungo, ma impara ad amare Dio in qualche modo, impara ad andare in quella direzione, a stare vicino a Dio, ad avvicinarsi a Dio, perché quando stai vicino a Lui ti innamori di Krishna. Krishna è tutto attraente, quindi ti innamori. E uno deve riportare un pochettino sul binario questa cosa. Questa è la sfida che oggigiorno c'è. Non bisogna andare lì e criticare e voglio dire diminuire quello che le persone stanno facendo. Bisogna prendere atto di una situazione che esiste, che è questa, quella appunto in cui c'è una sorta di strumentalizzazione di tutte queste discipline, ma noi devoti abbiamo proprio il dovere di andare a aiutare le persone a comprendere che non finisce tutto lì e darlo nella maniera opportuna, perché se lo diamo nella maniera sbagliata le persone lo rifiutano, ma se invece lo aggiungiamo, perché lo scopo è sempre quello di aggiungere Krishna, c'è lo yoga, ben diverso dallo yoga che prevedeva Patanjali, molto diverso, però questo c'è. E allora uno cosa deve fare? Deve cercare di riportare la storia indietro nel tempo? Bhaktivinoda Thakur dice che solo gli sciocchi pensano di riportare le cose indietro. C'è una situazione, quello che noi possiamo fare è aggiungere, trovare il modo per poter aggiungere la coscienza di Krishna. E noi vediamo che tanti maestri di yoga devoti riescono ad avere successo in tutto questo e sono riusciti a far sì che i loro allievi con gioia abbiano integrato ad esempio il canto del mantra all'interno della loro vita, molti finiscono le lezioni glorificando Krishna, e erano presentati in una maniera tale in cui le persone non si sono sentiti convertiti o obbligati a fare qualcosa, ma è stato qualcosa che hanno dato una positività, uno scopo maggiore a quello che loro stavano facendo. E questo vale anche per tutto l'aspetto religioso. Penso che siamo nei tempi. Jai. Srila Prabhupada, chi? Già.